Bentornati ai live Conoscere per scegliere consapevolmente. Siamo a Sorano, nella splendida Maremma Toscana, presso l'Agriturismo Biologico Sant'Egle. Oggi parliamo di zafferano biologico. Fin dall'epoca egizia si trovavano testimonianze scritte della presenza dello zafferano nell'uso quotidiano. Prima veniva usato per tingere le stoffe, successivamente nella cosmesi e da seguire come medicamento. Solo in epoca più recente, quella medievale, cominciò l'uso dello zafferano in cucina come lo intendiamo noi oggi. Originario dell'Asia, ha viaggiato grazie a chi ha esplorato il mondo e portato con sé spezie che in Occidente non esistevano e ne hanno fatto un grande commercio. Lo zafferano appartiene alla famiglia dei crochi. In Italia ne abbiamo di tantissime specie e colori. L'unico commestibile è il Crocus sativus, lo zafferano che si usa in cucina. Tutti gli altri, avete presente quelli viola chiari o gialli che si trovano in primavera nei boschi, o quelli blu che io chiamo bucaneve perché fioriscono quando c'è ancora la neve? Ecco, sono tutti tossici e vi sconsiglio vivamente di mangiarli. E i bulbi di Crocus sativus hanno trovato terreno fertile nel bacino del Mediterraneo. Ovunque ci siano suoli ottimali e la giusta altitudine per la sua coltivazione, lo zafferano fiorisce e si riproduce rigoglioso. Coltivare i bulbi di zafferano anche sul balcone di casa, oltre a riempirci di tanta bellezza durante la sua fioritura, regala tanta soddisfazione nel cucinare il proprio zafferano. Su come coltivare lo zafferano ascolteremo fra poco tante pillole da Alessandro, che oggi l'ho convinta a mostrarsi alla telecamera. Il vero zafferano è venduto in pistilli, che non sono altro che gli stigmi del fiore, ovvero quei tre filamentini rossi che si trovano all'interno del fiore. Sconsigliamo di comprare la polvere, perché non è mai zafferano puro al 100%. Nella peggiore delle ipotesi sono polveri vegetali o minerali colorate e aromatizzate con prodotti di sintesi, ovvero derivati del petrolio. Nella migliore delle ipotesi c'è una piccola percentuale di pistilli di zafferano tritati in polvere e il resto della pianta, scusate, il resto della polvere è la parte gialla all'interno del fiore, ovvero le tre antere, che sono la parte dove il fiore produce il polline. Non è nocivo mangiarle, sono un colorante naturale eccellente. Ma non è giusto pagare il prezzo dello zafferano una parte del fiore che normalmente è uno scarto di lavorazione, almeno per noi. Il mercato dello zafferano è una giungla. Tutto quello di importazione non ha certificazioni sulla purezza. In Italia, per fortuna, siamo avanti. È stato creato un protocollo ISO che, grazie a un laboratorio certificato, i pistilli vengano analizzati, certificando che siano di provenienza italiana e che sia puro zafferano. E non per ultimo tutte le sue proprietà organolettiche. Questa certificazione non è obbligatoria per legge, ma che dirvi, se un'azienda è seria, crede nel suo zafferano e non teme le analisi, perché non dovrebbe farla? Ecco, noi siamo una di quelle aziende che è stata ben contenta di farsi analizzare. Il risultato? I nostri pistilli sono stati classificati prima categoria, ovvero il massimo che si può ottenere da questa certificazione, che in parole povere vuol dire che le proprietà nutrizionali, il profumo, la colorazione sono il top che si può ottenere da uno zafferaneto. Indubbiamente la cosa ci ha fatto molto piacere, ma non è merito nostro. Dobbiamo ringraziare il terreno vulcanico, ricco di minerali che abbiamo qui a Sorano. Un terreno che rilascia ai nostri bulbi tanta ricchezza. All'atto pratico, uno zafferano di prima categoria, avendo il massimo delle sue proprietà, è potente e per questo se ne usa pochissimo. Infatti, bastano dai 3 ai 5 pistilli per ogni piatto cucinato. Fate voi un paragone con la quantità che si usa con la classica bustina di polvere di zafferano acquistata al supermercato. Lo zafferano dona il meglio delle sue proprietà da crudo. Un cibo è considerato crudo se non è riscaldato sopra i 38 gradi. In fase di essiccazione o cottura, il pistillo, se va oltre tutto i 38 gradi, perde tutte le sue proprietà, bruciandosi e deteriorandosi. Un tempo i pistilli venivano essiccati sopra la stufa o vicino al caminetto. In questo modo la temperatura non era controllata e i pistilli potevano bruciarsi. Adesso abbiamo la tecnologia dalla nostra parte e con un semplice essiccatore ad aria, quello che molti di voi avranno a casa per farsi la frutta secca, si può essiccare a temperatura desiderata e con il tempo giusto per non stressare la pianta.
In cucina, per non bruciare il pistillo, si possono mettere in infusione in una sostanza tiepida, alla classica temperatura latte di bambino. Possibilmente la sostanza deve essere grassa, come il burro, l'olio, un brodo di carne, la panna, anche con latte vegetale funziona. Lo zafferano ama attaccarsi alle sostanze grasse, vedrete come l'infuso diventerà color arancione sgargiante. Il trucco per non perdere le sue proprietà è cucinare ciò che desideriamo e solo alla fine della cottura, spegnendo il fuoco, mantechiamo con questo infuso ottenuto. Potete trovare tante ricette, comprese quella dell'ormai famoso tiramisù con lo zafferano di Sant'Egle, che ha fatto il giro del mondo grazie alla puntata andata in onda su Sky del National Geographic con il grande e simpaticissimo David Rocco nel suo show intitolato La Dolce Vita. Trovate tutto sul nostro sito dedicato allo zafferano che si chiama zafferanobio.it. Perché ci tengo tanto che non lo cucinate questo povero zafferano? Perché lo zafferano è l'antiossidante più potente che esiste in natura, abbassa il colesterolo cattivo, è un antidolorifico e contiene un sacco di vitamine. Ma di questo ci parleranno meglio il nutrizionista dottor Francesco Di Maio e l'erborista Filippo Trilli di Qualiterbe, che fra poco sentirete nell'intervista che gli abbiamo fatto. Una spezia tanto buona quanto preziosa per la nostra salute. Sarebbe un vero peccato godere solo del suo gusto e lasciar volare via tutte le sue proprietà con il calore in cucina, non trovate? Viene definito l'oro rosso ed è un luogo comune dire che sia una spezia molto cara. Ma lo sapete che con uno zafferano di qualità vi costa meno di un euro a piatto, ovvero un euro per un piatto di alta cucina, meno di un sugo pronto all'atto pratico. Un'ultima importante cosa, poi parleranno gli esperti, lo zafferano deve essere bio. Gli zafferanetti convenzionali possono essere concimati con prodotti chimici per stimolare la crescita e la riproduzione dei bulbi. E poi possono anche usare diserbanti per il controllo delle erbe infestanti. Tutta questa roba non fa di certo bene al nostro organismo. In più, in fase di essiccazione, come per la frutta secca, esistono sistemi chimici per accelerare il processo di essiccazione. Ora lascio la parola a Alessandro Pierri, esperto di coltivazione di zafferano, che vi farà venire la voglia di avere la vostra mini coltivazione di zafferano in casa. Seguirà l'erborista dottor Filippo Trilli di Qualiterbe e il nutrizionista dottor Francesco Di Maio. A voi! Eccolo qua, Alessandro Pierri, il nostro esperto di zafferano. Pensavate che avessi un amico immaginario, invece esiste davvero, è lui. E lui oggi ci spiegherà bene perché coltivare zafferano. Vai Ale. Buongiorno a tutti. Erika finalmente è riuscita a farmi passare dall'altra parte della telecamera. Innanzitutto vi ringrazio tutti per seguirci numerosi in questo live, siete veramente tanti e vi ringrazio di cuore. Oggi vi racconto come si coltiva lo zafferano e vi faccio vedere anche un po' più da vicino i pistilli di zafferano. C'è un profumo che sfortunatamente non potete sentire da casa, però è qualcosa di inebriante nel vero senso della parola. E allora, la buona notizia è che se avete un giardino, un balcone, un davanzale, potete autoprodurvi il vostro zafferano bio a casa. Come? È molto semplice. Se volete piantarli in vaso, assicuratevi che ci siano 20-30 cm di terra, esponeteli dove possono avere sempre la luce e dategli un'annaffiata alla settimana. E va bene così. Con la produzione in vaso non avrete tanti problemi, ma il quantitativo ovviamente che potete piantare diciamo che è un po' limitato, a differenza del terreno normale. Invece nel caso avete il terreno dove potete piantarli, dovete prima cosa controllare due cose importantissime. Che nel terreno non ristagni l'acqua e che non sia argilloso. Tutto ciò perché lo zafferano ha proprio il terrore dell'acqua, nel vero senso della parola. Dove ristagna lui si può ammalare. Una volta accertato, il processo è semplice. Bisogna lavorare bene il terreno tra giugno e luglio. Ad agosto arriva il momento della messa in campo dei vostri bulbi. Raffinate il terreno con la fresa qualche giorno prima della semina in modo che quando mettete il bulbo a dimora venga accolto nel terreno come se fosse il nido. Una volta seminati i vostri bulbi dovete attendere i primi di ottobre per poter vedere l'inizio della parte vegetativa. Di seguito, da lì a poco, inizierà la fioritura dello zafferano e inizia il bello. La fioritura è solitamente da ottobre a novembre.
Tutte le mattine vanno colti i vostri fiori e tutti i giorni è buon uso essiccare gli stimi in modo da preservarli nel miglior modo senza che si alterino le proprietà. I vostri bulbi durante l'inverno si moltiplicheranno, da 1 diventano 2, da 2 a 3, dipende questo. Ogni bulbo può fare da 1 a 5 fiori, a stagione in base al clima, salute, salute del bulbo e nutrimento del terreno. Per fare un grammo di zafferano ci vogliono circa 150 fiori e con un grammo di zafferano ci potete cucinare un risotto per 30-40 persone, ma anche di più. Da circa 10 giorni abbiamo preso 6 galline, ok, non c'entra niente, ora ne parlerò sempre di galline, però leggendo su un sito un po' di consigli di come si gestiscono le galline, il proprietario del sito ha scritto: le galline sono un ottimo antistress. E voi direte perché? Perché passerete molto più tempo all'aperto. E ve lo voglio riportare così com'è, perché anche lo zafferano, per gestirlo, vi farà stare fuori all'aperto e al verde e di conseguenza diventa un piccolo toccasana. Se l'idea di farvi il risotto con il vostro zafferano o altre ricette vi stuzzica, potete ordinare i bulbi sul nostro sito www.santegle.it cliccando su ordina bio. Prima che vi arrivino i vostri bulbi a casa, vi mandiamo un manuale per sapere tutto su come si coltiva lo zafferano, scritto da me e da Erika. È un po' come il manuale delle giovani marmotte. Ad ogni modo, se avrete bisogno di un consiglio, alzate il telefono, chiamatemi e io sarò pronto ad aiutarvi. Grazie per la vostra attenzione e il vostro magnifico supporto che ci date. Un abbraccio grandissimo. Ben trovato Filippo, dottor Filippo Trilli, erborista, esperto in fitoterapia e responsabile tecnico scientifico Qualiterbe. Grazie per essere nuovamente con noi e oggi ci teniamo molto a sapere cosa pensi dei pistilli di zafferano. Allora, buongiorno, grazie ancora di avermi coinvolto nel vostro progetto e mi fa sempre piacerissimo, insomma, essere con voi. Allora, qualche parola sullo zafferano. Naturalmente non parliamo dell'uso in cucina perché non è la mia materia, anche se tutti lo conosciamo principalmente per questo utilizzo. Lo zafferano è detto oro giallo, oro rosso, proprio per come si presentano i stimi, con questo colore particolare. Intanto è detto oro perché costa tanto. E perché chi lo coltiva come voi sa tutto quello che serve per farlo, quanto è delicato, le rese come sono basse, quanto pesano quei minuscoli stimi, e quindi è sicuramente un prodotto prezioso, molto prezioso. Però è prezioso anche in campo fitoterapico, anche in campo di uso erboristico. Ora, il suo impiego è un po' complicato, semplicemente per il fatto che si presenta come una droga costosa, come droga naturalmente, scusami se puntualizzo, ma intendo la parte di pianta utilizzata, quella parte di pianta che ha un valore fitoterapico, ha un valore di tipo farmacologico. E sicuramente lo zafferano, essendo così costoso, può essere problematico da inserire all'interno delle preparazioni erboristiche. Dall'altra parte, diciamo che non ne serve così tanto per avere un'attività, e quindi questo è un vantaggio nello svantaggio, se così vogliamo dire. Sicuramente le vecchie preparazioni, le antiche preparazioni, parlavano dello zafferano come un ottimo prodotto per la digestione, per esempio, un ottimo stomachico, quindi veniva utilizzato in preparazioni di questo tipo. Ed è vero, sicuramente questa è una sua attività, probabilmente l'uso in cucina non è dato soltanto, diciamo, non è giustificato solo dal sapore, che o si ama o si odia, perché il sapore dello zafferano è particolare, però ci sono, diciamo, indubbi vantaggi anche per l'apparato digerente. Attualmente non è questa però diciamo una delle attività più studiate. Attualmente abbiamo un paio di attività che sicuramente sono state riportate un po' agli onori della cronaca, perché
hanno dato dei risultati molto interessanti, lo zafferano ha dato dei risultati molto interessanti. E in primis, un po' avvalorando quella vecchia credenza che lo zafferano fosse un antisterico, parola orribile, orrenda, diciamo che è da non utilizzare naturalmente, però così si riporta nei testi un po' datati. Perché? Perché fondamentalmente lo zafferano riesce ad avere un'attività nei confronti del controllo dell'umore. Quindi ha un'azione positiva in quelle situazioni di forte stress, in quelle situazioni anche in cui abbiamo proprio dei casi in cui ci sono, diciamo, l'umore è un po' disturbato. Non voglio parlare di depressione, anche se ci sono degli studi, piccoli studi scientifici, che hanno confrontato l'attività dello zafferano con alcuni antidepressivi a dosaggi bassi, e i risultati sono incoraggianti. Però dobbiamo parlare di incoraggianti e non di risultati eclatanti, perché sono ancora in studio, gli studi che ci sono non sono così tanti, però sicuramente sembra diciamo una delle attività più interessanti, con effetti collaterali per adesso abbastanza bassi. Sappiamo che lo zafferano consumato in altissime quantità può avere una sua tossicità, però il rischio è anche basso, perché per avere quel tipo di consumo, diciamo, bisognerebbe mangiarne veramente veramente tanto, ma tanto, quindi questo rischio non ce lo poniamo. E sicuramente però questa attività sull'umore è ormai riconosciuta. Noi per esempio abbiamo fatto un prodotto con estratto di zafferano che è fra gli ingredienti di questo prodotto, ed è un prodotto specifico per l'umore. Un'altra attività interessante che è arrivata, insomma, fino a noi, adesso è, come dire, è studiata in modo specifico, è quella relativa ad alcune malattie oculari. Sembra che lo zafferano abbia un effetto positivo su alcune malattie degenerative della retina. Ora, anche qui si parla di una serie di studi che sono preliminari, però sembra che proprio l'utilizzo dell'estratto standardizzato, in questo caso di zafferano, possa avere un effetto benefico. Al momento è difficile consigliare lo zafferano per questa problematica, se non in particolari condizioni, magari seguiti da medici che stanno studiando questo in maniera specifica. Però perché no associare questo prezioso medicamento ad altri preparati vegetali di cui già conosciamo un effetto specifico? Mi viene in mente il mirtillo, no? Mi viene in mente il mirtillo che ha queste proprietà importanti in varie problematiche, in varie problematiche, diciamo, oculari, o comunque in varie problematiche che riguardano la vista in senso abbastanza generale, potrebbe essere un'associazione interessante. Un po' prematura al momento, no? Un po' prematura, diciamo che dare una certezza su questo è un po' complicato, però gli studi sono incoraggianti e se ne sta cominciando a parlare sia in ambito accademico che in ambito divulgativo. No, questa notizia che appunto tiene sotto controllo l'umore, come dire, a me mi dicono sempre sono la persona più tranquilla del mondo. Io faccio grosso abuso direi di zafferano, perché lo infilo ovunque e iperico qui, cioè, quindi vabbè, sicuramente alla fine faccio abuso di queste due cose. Beh, sicuramente avrai un rischio più basso di essere depressa, ma insomma con il lavoro che fai nella splendida campagna in cui ti trovi, insomma, la depressione si spera che non sia una delle dei rischi, ecco. Bene, ti ringrazio tantissimo Filippo, a presto. Grazie a te ancora, ciao.
Ben ritrovato Francesco Di Maio, il nostro super dottore biologo che ci aiuta per far più chiarezza su questi superfood, questi alimenti particolari di cui si sa poco. E oggi parliamo di pistilli di zafferano, che sono ben diversi dalla polvere, e quindi innanzitutto benvenuto Francesco. Grazie a te, Sandra. Allora, le domande che vorrei farti oggi, te ne faccio una tutta insieme e poi te ci racconti un po' la tua esperienza. I pistilli di zafferano, quali sono le sue proprietà? In che caso consigli di assumerli? Se hanno delle controindicazioni e se è importante l'origine del prodotto? A te. Ok, grazie. Allora, oggi parliamo di zafferano. Lo zafferano che troviamo in commercio ha come origine, viene prodotto in gran parte in Iran. Abbiamo una minima percentuale proveniente da paesi di origine europea, quindi Italia, Spagna per esempio. L'Italia, zona in cui dove si coltiva zafferano, insomma, di buona qualità, è sostanzialmente il centro Italia, quindi Abruzzo, Toscana, Molise, qualcosa in Sardegna e in Sicilia. Ciò che viene commercializzato, quindi come zafferano, è sostanzialmente, come ci dicevi tu poc'anzi, il pistillo, o per meglio dire lo stima, quindi una parte del pistillo del fiume. Viene prodotto, sostanzialmente essiccato e commercializzato o sotto forma di polvere o come, insomma, tal quale. È consigliabile acquistare, a mio modo, insomma, di vedere la cosa, direttamente il prodotto non polverizzato. In tal modo abbiamo una garanzia in più circa, insomma, la qualità del prodotto. Con la polvere è facile avere delle sofisticazioni, è facile, ecco, per dirla tutta, tagliare il prodotto. Ciò non può avvenire con lo steam per intero. È una sostanza, lo zafferano è una spezia che racchiude molte proprietà benefiche, una ricca quantità di vitamine, soprattutto vitamina A, vitamine del gruppo B e vitamina E, ed alcuni sali minerali come il potassio, per esempio il magnesio. E le vitamine hanno una nota azione, la cosiddetta azione scavenger, cioè praticamente riescono a contrastare l'attività dei radicali liberi che causa l'invecchiamento cellulare e la formazione di neoplasie. La vitamina A, nella fattispecie, favorisce la fluidificazione, insomma la circolazione più che altro del sangue, quindi abbiamo un'attività benefica nei confronti del sistema cardiovascolare. La vitamina E invece ha un'azione benefica nei confronti della pelle, quindi infatti lo zafferano non a caso è utilizzato anche in ambito cosmetologico, per massaggi per esempio. Ed infine le vitamine del gruppo B, come la vitamina B12 e B6, hanno un'azione, vanno ad incentivare quelle che sono, a velocizzare più che altro quelle che sono le reazioni chimiche del metabolismo, quindi vanno a velocizzare il nostro metabolismo cellulare. Essendo una spezia e considerando i quantitativi che riusciamo ad assumere, quindi gli esigui, è alla portata di tutti, quindi possono assumerla uomini, donne, anche in età avanzata, sportivi e non sportivi. Attenzione a donne in stato di gravidanza, perché è stato visto che riesce ad favorire la contrazione uterina e quindi potrebbe, a dosi elevate, parliamo di dosi che arrivano a 10 grammi al giorno, dosi a cui chiaramente noi non ci arriviamo, però potrebbero causare aborto. Quindi donne in stato di gravidanza e allattamento, chiaramente, come sempre consigliamo, devono a loro volta consultare il medico di base. E ci permette, insomma, di arricchire chiaramente i piatti, essendo una spezia molto pregiata e molto aromatica, e è utilizzata in ambito culinario e in ambito industriale anche come colorante. Grazie.
Senti, faccio ancora due domande. Sì. Perché ovunque si legge che riduce il colesterolo, questo perché fluidifica il sangue e quindi aiuta appunto a ripulirlo, oppure ci sono altre motivazioni? E un'altra domanda, si legge appunto che rafforza il sistema immunitario, questo grazie al complesso vitaminico che ha o ha anche altre proprietà? Esatto, grazie al complesso multivitaminico di cui parlavamo prima, quindi le vitamine del gruppo B congiuntamente alle vitamine, la vitamina A e la vitamina E, hanno, soprattutto le vitamine del gruppo B, un effetto rinforzante nei confronti del sistema immunitario. Quindi i diretti interessati sono questi, le vitamine del gruppo B. A proposito dell'azione ipocolesterolemizzante, in sostanza va ad attivare quello che è l'azione del fegato e quindi va ad indirizzarlo alle cellule che poi possono utilizzare in questo caso il colesterolo per poi essere ossidato e quindi espulso dalle vasi sanguigne. Tutto molto interessante, come sempre. Io ti ringrazio tantissimo, Francesco, e ci vediamo presto allora con il prossimo appuntamento. Grazie mille, ciao! Ciao. Grazie Alessandro, grazie Filippo, grazie Francesco. Io ti amo lo zafferano e lo metterei ovunque, come dire, avete proprio confermato che faccio bene ad usarlo ogni giorno. Tre belle notizie per concludere questo live. Per tutti voi che ci state seguendo, vogliamo offrirvi uno sconto fino al 40% su tutti i nostri prodotti con zafferano bio. Non solo i pistilli, ma anche i bulbi, la birra, il formaggio, il riso. E il mese prossimo ci sarà anche il miele, produzione 2020, sempre con il nostro zafferano. Per usufruire dello sconto andate sul nostro sito santegli.it e cliccate su Ordina Bio. In più il nostro nutrizionista Francesco Di Maio ci ha offerto uno sconto per le sue consulenze, quindi la visita sarà scontata di 15 euro e tutti i successivi controlli saranno gratuiti. Mentre Qualiterbe ci ha offerto un pacchetto di prodotti che serviranno per aiutarci il nostro sistema immunitario scontato fino alla fine del mese. E quindi affrettatevi. Grazie a tutti per essere stati con noi. Se ritenete che ciò che abbiamo trattato sia stato interessante, condividete questo live sulla vostra pagina Facebook e con i vostri amici. Continuate a scrivere fra i commenti. Alessandro, Francesco, Filippo ed io saremo felicissimi di rispondere a ogni vostra domanda. Vi aspettiamo lunedì prossimo, il 4 maggio, sempre alle 10.30. Parleremo di erbe officinali e fitoterapia con l'erborista Filippo Trilli di Qualiterbe. Per rimanere aggiornati iscrivetevi ai nostri live. Trovi il link qui sopra nel post oppure fra i commenti qui sotto. A presto! Ciao! Tutte le favole cominciano dai boschi. Ma c'è un esercito straniero di asce motoseghe, c'è un plotone assetato di resine e di foglie che avanza sicuro al ritmo del taglio che procede spedito. In un corteo di ombre c'è un esercito straniero di asce motoseghe, c'è un plotone assetato di resine e di foglie che avanza sicuro al ritmo del taglio che procede spedito. In un corteo di ombre così il sogno svanisce e la fiaba svapora. Il nostro bosco.